Il Palermo che si adegua all'avversario, che si adegua alla partita. Sapevamo che incontravamo una squadra forte fisicamente, che predilige questo tipo di gioco e l'errore forse che abbiamo fatto il primo tempo è quello di adeguarci al loro gioco nel primo tempo. Poi il secondo tempo a me la squadra è piaciuta tanto, se consideriamo i tiri in porta li abbiamo fatti solo noi. Quindi io faccio i complimenti ai miei ragazzi per l'interpretazione e per come hanno giocato. Il Palermo è da più partite che sta maturando partita dopo partita, si adegua all'avversario, come ho detto poco fa, riesce a leggere le situazioni. Il primo tempo ci siamo fatti un po' attrarre dal loro modo di giocare, allungandoci poco poco, poi però siamo stati bravi a rimetterci in sesto. Però io dico che la mia squadra gli esami fino ad oggi li ha superati tutti e a pieni voti. Comunque ci tenevo a dedicare questa vittoria nella giornata memorabile per un uomo che ha dato la propria vita per dei valori che tutta la nostra popolazione sta continuando a portare avanti. Quindi a Falcone non ci poteva essere epilogo migliore per una vittoria e dedicarla alla sua memoria. In allenamento si allenano così alla stessa maniera, quando c'è qualche partita si arriva all'incazzatura totale per non perdere, quindi questo viene trasmesso poi durante le partite e oggi iniziano a pesare non i punti, ogni secondo è pesante di ogni partita perché un errore può andare a mettere a repentaglio una stagione. Siamo stati molto bravi, i centrali sono stati bravi, così come i due interni, tutti faccio i miei complimenti ai miei ragazzi per l'interpretazione che hanno avuto alla gara. Domani proveremo a fare un ring in mezzo al campo, inizieremo a tirarci dei cazzotti, vediamo chi rimane, gioca ad Avellino. No, battuta a parte, dobbiamo essere bravi a non giocare, a non andare nel loro campo, perché questo è la forza dell'Avellino, non che l'Avellino non sappia giocare, attenzione, non voglio essere frainteso. L'Avellino è un'ottima squadra, l'Avellino è una squadra che gioca bene, una squadra che ha tanti giocatori di qualità, strutturata bene fisicamente, però è una squadra che fa della struttura fisica la sua arma migliore. Quindi c'ha tanti giocatori di categoria mestieranti e noi dobbiamo essere bravi a scappare da questa loro tenaglia. Come si affronta? Si affronta come all'andata, sappiamo che sicuramente è una partita tosta perché oggi l'Avellino ha dimostrato di essere una squadra fortissima. Io lo sapevo, lo sapevamo tutti, se sono arrivati terzi in classifica un motivo ci sarà. Ci aspetta una partita difficilissima e partiamo alla pari, insomma. Sappiamo di avere due risultati su tre, ma noi ci dobbiamo concentrare a fare la partita che abbiamo fatto oggi, insomma, che noi sicuramente non siamo una squadra, secondo me, che può giocare per pareggiarla, quindi noi dobbiamo avere lo stesso atteggiamento di oggi. E quello che ho detto prima, sappiamo che è una squadra, la loro veramente fisica, che ti possono far gol da qualsiasi momento, è una squadra tosta da affrontare, quindi dobbiamo recuperare tantissime energie da domani e sappiamo che sarà un'altra partita veramente difficile mercoledì e loro saranno secondo me ancora più incazzati, anche se si può dire.